Che cos'è la sociologia? Tre domande sulla sociologia. Cos'è? A cosa serve? Quando nasce? Modernità e società. Che cos'è la sociologia? La sociologia è quella disciplina che studia con metodo scientifico le diverse forme di vita umana associata allo scopo di costruire un sapere teorico, razionale e sistematico sulla società. L'ambito di interessi della sociologia è molto vasto, dagli incontri casuali per strada ai processi sociali globali. Quanto consideriamo naturale, inevitabile, buono o vero, può anche non essere tale e le caratteristiche date della nostra esistenza sono fortemente influenzate da fattori storici e sociali. Questo è l'insegnamento fondamentale della sociologia. Il lavoro di sociologo dipende dall'immaginazione sociologica, Charles Wright Mills, 1959, ossia la capacità di riflettere su se stessi liberi dalle abitudini familiari della vita quotidiana al fine di guardare la realtà con occhi diversi. Pertanto, il sociologo è colui che riesce a liberarsi dai condizionamenti della situazione personale, collocando le cose in un contesto più vasto, rivelando anche il senso controintuitivo, Merton, dei fenomeni collettivi. Lo studio del comportamento in prospettiva sociologica deve considerare molteplici fattori: il valore simbolico, le differenze socioculturali, le relazioni socio-economiche, lo sviluppo storico-sociale, gli stili di vita. Il concetto di struttura sociale si riferisce al fatto che le attività umane non sono casuali, ma strutturate storicamente e che vi sono regolarità nei nostri comportamenti e nelle relazioni che intratteniamo. La struttura sociale non è una struttura fisica, esempio un edificio, poiché le società umane sono continuamente ricostruite dai mattoni che le compongono, gli esseri umani. La strutturazione è un processo bionivoco. Le nostre attività strutturano il mondo sociale, il mondo sociale struttura le nostre attività. Il sistema sociale o società in senso lato è un insieme di individui legati da interazioni, relazioni e rapporti strutturati sulla base di una cultura comune. Interazione sociale, il processo attraverso il quale agiamo e reagiamo nel rapporto con altri soggetti sociali, può essere strutturata sulla base di un codice culturale, interazione sociale, oppure tecnico, ad esempio il codice della strada che organizza la circolazione stradale. Relazioni sociali sono i legami che ci uniscono agli altri e ai gruppi. Possono essere primari, secondari, terziari. Relazioni primarie, fondate sulla reciprocità, il primato dell'affettività, emozionalità e sulla solidarietà. Il legame primario comporta un investimento emozionale,
cognitivo e temporale sulle persone in quanto singoli o sull'esistenza del gruppo, ad esempio la famiglia è fondata in primo luogo su relazioni primarie. I rapporti primari fondano l'idea di comunità. Relazioni secondarie. Relazioni sociali fondate sull'interesse, sulla razionalità, sulla volontà associativa. Il legame secondario comporta un investimento emotivo, cognitivo e di tempo sul raggiungimento dello scopo esterno che ci si è prefissati, ad esempio i legami all'interno di un'azienda. Relazioni terziarie, network o reti, centrati sull'individuo, i cui nodi sono costituiti da persone singole, organizzazioni, associazioni, eccetera, che si estende nello spazio e non è legato al confine di un gruppo. I legami tra questi nodi possono essere forti, legame diretto o significativo e significativo tra due nodi, oppure deboli, legame indiretto tra due nodi, grazie all'intermediazione di un terzo soggetto. Mentre le relazioni primarie e secondarie, in quanto tali, hanno bisogno di un luogo fisico, sociale e culturale per poter esistere, le relazioni terziarie non sono legate all'idea di un luogo, ma di flusso. Le relazioni terziarie o reti sociali si formano attraverso l'interazione sociale nei diversi contesti in cui si muove l'attore sociale. La società è una rete di reti sociali. Oggi sono sempre più legate allo scambio comunicativo mediato da mezzi tecnologici come il computer e dunque più complesse e attive. Le relazioni sociali terziarie possono costituire per l'attore sociale un capitale sociale, cioè l'insieme delle risorse relazionali che un soggetto può mobilitare per raggiungere i suoi fini. Alessandro Pizzorno, nei suoi studi sul capitale sociale, distingue capitale sociale di solidarietà, che deriva dall'appartenenza ad un gruppo, capitale sociale di reciprocità, che deriva dalle eterogenee relazioni sociali che un individuo possiede al di là dei confini di gruppo. Rapporti sociali sono i legami di interdipendenza tra i grandi gruppi sociali, partiti, forze sindacali, classi sociali, eccetera. Si fondano su un confronto di forze, capacità di influenza, risorse disponibili, per questo sono detti anche rapporti di forza. I concetti di struttura, sistema sociale, interazione, relazioni e rapporti sociali sono i mattoni fondamentali dell'analisi sociologica. Le interazioni sociali e tecniche si svolgono e sono rese possibili in quanto radicate in un contesto di relazioni e rapporti sociali. Quest'ultimi sono influenzati a loro volta dalle vicende delle interazioni. Che cosa serve la sociologia? La sociologia ha numerose implicazioni pratiche per la nostra vita, consapevolezza delle differenze culturali, ricadute sul nostro modo di pensare e agire, programmazione e valutazione delle politiche, sviluppo del welfare state, autocomprensione di sé e della propria collettività, grammatica fondamentale delle altre scienze sociali. Quando nasce la sociologia? Lo studio sistematico del comportamento umano e della società prende avvio solo alla fine del
XVIII secolo ed è favorito da tre rivoluzioni. Rivoluzione scientifica, si ricorre alla scienza per comprendere il mondo. Rivoluzione industriale, grandi trasformazioni socio-economiche accompagnano lo sviluppo di innovazioni tecnologiche. Rivoluzione francese, 1789, segna il trionfo dei valori di libertà e uguaglianza. Questi tre processi segnano l'affermazione della modernità. Semanticamente la parola nasce nel Medioevo, ma culturalmente e socialmente essa si sviluppa in Europa a partire dal XVI secolo, definita da dinamismo, elevato tasso di cambiamento, dominio della razionalità in ogni ambito, la centralità dell'idea di progresso, individualismo. L'idea di modernità si contrappone all'idea di tradizione. Dalla matrice della modernità si afferma l'idea che il sistema sociale è autocostruito dall'azione degli uomini e delle forze sociali, quindi è oggetto di conoscenza ed intervento razionale, elemento costitutivo dell'idea di modernità. Nasce la società nazional-statuale come idea, progetto e forma sociale generale, modo di essere particolare del sistema sociale, dominante il XIX e buona parte del XX secolo. La società statual nazionale è definita dalle seguenti caratteristiche. L'insieme delle forme dei processi socioculturali situati all'interno dei confini dello Stato-nazione, che definisce anche l'identità collettiva condivisa degli appartenenti alla nazione. Queste forme e processi sono definiti dal codice della razionalità e sono altamente differenziate. Divisione sociale del lavoro, primato delle relazioni secondarie su quelle primarie, centralità dei rapporti sociali tra forze produttive e economiche, industrializzazione e urbanizzazione, dominio dei grandi apparati burocratici e distinzioni elites masse, ordine gerarchico fondato su criteri acquisitivi. Le forme e processi non sono casuali, ma devono essere organizzati secondo un'idea organicista di ordine. Ciascun individuo e gruppo svolge un compito utile per il tutto. I due principali assi problematici che pone la società nazionale statuale sono: assicurare l'integrazione sociale e sistemica delle sue parti nonostante il dinamismo della modernità, alto tasso di cambiamento, la crescente individualizzazione, differenziazione, la tendenza alla spersonalizzazione dei rapporti umani, gestire la forza dirompente dei processi di emancipazione, affermazione dei diritti dei soggetti sociali. Fondamentali sono le pratiche legate allo sviluppo della cittadinanza, dell'uguaglianza, delle libertà, conciliandoli con i processi di sviluppo della tecnica e dell'economia, razionalità strumentale. Nel corso del XIX e del XX secolo, l'insieme di processi attraverso cui un sistema sociale si trasforma in direzione della costruzione di una società statuale nazionale è stato definito modernizzazione. Questa è segnata da profondi conflitti e cambiamenti a tutti i livelli, attivata dallo Stato e dalle forze sociali, in primo luogo di produzione. Si fonda su un incontro-scontro tra l'idea occidentale di modernità
in particolare quella dei paesi egemoni, e le culture locali. Dalla fine degli anni 70 del XX secolo si determinano una serie di cambiamenti strutturali tali da mettere in crisi l'idea di sviluppo centrato sulla società nazional-statuale e sull'industrializzazione. Dalla fine degli anni 80 si parla di globalizzazione con riferimento a quei processi di sviluppo delle reti sociali, culturali, economiche e politiche transnazionali che travalicano i confini ed il potere di controllo degli stati. Viene ridefinita l'idea stessa di modernizzazione e l'ordine delle problematiche che individui e sistemi sociali devono affrontare. Mentre la sociologia del XIX e di buona parte del XX secolo era quasi tutta incentrata sullo studio delle società statual-nazionali, oggi la sociologia si avvia sempre più ad essere post-nazionale, cioè interessata allo studio delle dinamiche e degli effetti della globalizzazione sugli attori sociali dei vari paesi del mondo e su questi stessi paesi.